Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo che la volta scorsa abbiamo terminato l'episodio con un po' d'amaro in bocca, perlomeno io personalmente sì, perché dopo tutto il casino che è successo ragazzi, dopo tutto quello che abbiamo fatto con Sara, con Algernon Drake per ricacciare la creatura all'interno del suo dipinto nella sua dimensione, alla fine Sara sembrerebbe aver ceduto alle forze che la chiamavano. E a me sta cosa ragazzi mi ha fatto storcere un po' il naso, perché cioè voglio dire, la sua intenzione era quella di vincere queste forze, bla bla bla, tanti bei discorsi, gnaa, e alla fine no, le voci mi chiamano, gnaa. Quindi cade soggiogata da queste forze, cioè una cosa un po' raffazzonata, diciamoci la verità ragazzi, solo una scusa banale, appunto così era il titolo dello scorso episodio, per far sì che alla fine Sara cedesse e quindi si ritrovasse presa da queste altre forze. Quindi adesso insomma la rogna ce la dovremmo grattare ovviamente sempre noi, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Vedete, Sara Hawkins, unendo le forze con Algernon Drake, è riuscita a scacciare per sempre l'errante di al termine di una feroce battaglia. Tuttavia questa impresa era costata ciò che le restava della sua coscienza e ha ceduto al richiamo del mito. Cioè ragazzi, vedete, detto così sembra veramente una cosa fatta soltanto per far sì che appunto a sta cosa alla fine succedesse, insomma. Quindi probabilmente adesso sarà lei il nostro nemico, perlomeno così mi sembra di aver percepito, quindi wow, alla grande. Va bene, va, andiamo. Sara Hawkins, why did she do it? Damn it. Ah, eccolo qua che torna, il nostro caro amico. Did our guest enjoy our hospitality? Sicuramente. Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short ancora and clear-cut confession. Do you admit your guilt in the case brought Che no! Ti ho detto di no! You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Ecco. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. Oh, Madonna, this is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. And me come Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. Lei non ha alcun diritto di tenermi qua. Allora non ha capito, se non ha niente contro di me. Non ha alcun diritto di sequestrarmi, maledizione. Siamo ai limiti dell'assurdo, ragazzi. Ok, non ci resta che trovare un modo per sfondare questa. Io pensavo volesse prendere la panca per sfondare la porta della cella. Invece no. Invece no. Oh mio Dio, stiamo avendo un'altra. Sì. I find you again. Sì, sì, di nuovo. As promised. I come back to reiterate the offer of truth. Okay. As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? In che senso come sono veramente? In che senso? Vabbè! Se mi mettete così potrei di qualsiasi cacchiata. Ambra cici cacogna. Follow the path of the ultimate truth. Non l'ho capita io sta cosa. Wow, ma che poteri, signori. Mi ha aperto la porta e mi ha salvato la partita. Chi è che sta morendo? Siamo noi. Dabbi un po' di pazienza, dai, il nostro amico Leviatano di sicuro non ci lascerà morire. Ma che è il mio senso di colpa che sta a parlare. Addirittura. Finché io vivrò, io
Ma che stiamo a parlare? No, cioè, seriamente. I can't go to sleep. Keep having the same dream. Or should I say nightmare? That pain in my chest as if I was being skewered. Heartless, cold, silence. Then I wake up in the hospital bed alive. Whispers in my mind. I keep hearing it, and I don't know how long I'll be able to resist. Ma di che diavolo stiamo parlando? Che significa tutto ciò? Quello sono io, quanto so bello! Voi siete stati la mia rovina, voi! It may have been written for both of us, but I will fight for what is right. Vabbè, dire che non ci sto a capire ne merita ceppa, ragazzi, e dire poco. Siamo sinceri. Oh, il mio ufficio! Finalmente! Ecco qua, un'altra volta. Che due palle! What happened? Come, you'll want to hear what these two Egypts have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? Worse. They killed Chief West. What? And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Allora, cioè, adesso perché diavolo dovremmo stare vestendo i panni di sta scema? No, ditemi, cioè, vorremmo mai arrivare a capo alla fine del... cioè, arrivare al nocciolo di tutta sta storia? Cioè, non lo so, sono di pessimo umore. I want to know everything about the corpse over there, or I swear you will meet the same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. What? No! Listen, miss, we didn't see what happened, but we heard. Noises and talkings, like. We've been betrayed. By whom? Go, look at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. He must be talking about the old boat repair workshop. Release our friends, you bunch. Yeah, they've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's hooey. How do you know they killed him? Do you want me to settle it with some lead? Scurvy dog always threatening us. Quieten these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Va bene, non ci resta che esaminare sto benedetto cadavere, allora, nei panni di questa tizia, adesso. E continua ad essere un mistero, ragazzi, tutto ciò. Effettivamente. Allora, qua c'è del sangue, dove diavolo è il corpo? Ma proviamo ad andare di qua. Ok, ok. Scusa, il corpo com'è stato trovato se qua è chiuso a chiave? Cioè, dai! Forse è stato chiuso a chiave dopo. E qua che abbiamo? If someone had told me that one day West's work would kill him. Benissimo, entriamo nello scenario di ricostruzione. D'accordo. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? Bisogna, suppongo, seguire il sangue, no?
Sì, ecco qua. We came from here. Esatto. Oh mio Dio, mi ha fatto prendere un colpo. Il sangue proveniva da qua. Down the stairs. Ok, ammazza per quanto tempo l'ha trascinato. E qua c'è del sangue, anche qua. E qui? So this is where West was killed. What's that? Oh, what the fuck? What the fuck is that? Where did it come from? Bella domanda, che stava succedendo qui? E questo chi diavolo è? He wasn't alone. Who were those guys? Quando Ed ve lo dice che stiamo in mezzo alla merda, nessuno gli crede. There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. Fa parte anche lui della setta. Oh mio Dio. You're not supposed to be here, truth seeker. Oh mio Dio, che sta succedendo? Ma che cavolo? What the hell? Ma che diavolo significa? No, parlamone, che sta succedendo qui e perché questi mi volevano fare fuori? Vabbè, magari posso stare antipatica a qualcuno, però cioè... Ragazzi, ci dobbiamo dare tutti una calmata, ok? Oddio. Tom, get out of here. Ma che cavolo? Ma che diavolo? Atagheda! Siamo di nuovo alla stazione di polizia. Ed ha visto le preoccupanti scoperte di Kat attraverso gli occhi della donna, mentre dava la caccia all'assassino di un poliziotto è stata attaccata da alcuni abitanti dell'isola. Ed deve ancora scoprire se abbia avuto la meglio. C'erano tipo ragazzi tipo tipo posseduti, cioè tipo come se fossero controllati da qualche altra forza malefica. Pierce, wake up! Brad! What happened? Take that weapon, you'll need it. No, what? Pure Brad, no! Tell me! My head! You're coming into my head! No, Brad! Damn it, pull yourself together! You got me! I can't resist any longer! Oddio, guardateli gli occhi, ragazzi! We've been working together since I arrived here. I know you can overcome it. It's too late. I lost Sarah Hawkins. What? I was unable to stop her. Ti prego, Brad, resisti. She left with the bookseller. He came back alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it. I'm turning, Pierce. Into one of those things. No, keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. No. Kill me. No, Bradley, no. No. È pur vero, ragazzi, che ai personaggi di questo gioco non mi sono affezionata, vi dirò la sincera verità. Però Bradley, ragazzi, ci ha accompagnato sin dall'inizio. È stato comunque un fedele compagno di viaggio, diciamo così, e quindi adesso dover decidere di sparargli o meno mi dispiace. Il punto è che se davvero si sta trasformando in una di quelle cose, come ha detto lui, se non lo ammazziamo adesso è probabile che ci farà del male dopo. Però io non me la sento, ragazzi. Enough killing. No, non me la sento. Now go, you imbecile. No, 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 non me la sento, non me la sento di ammazzarlo. Probabilmente ce lo ritroveremo di fronte più avanti, non lo so. In qualche Sarah Hawkins was going to the whaling station. Ok. Benissimo, ragazzi, la cosa si fa abbastanza terrificante perché adesso tutti questi sono tipo impossessati, una roba del genere. Posseduti, semmai. Stop. Oh god. What am I doing? Ed, ti stai rendendo conto della situazione, vero?
Cioè, ti stai rendendo conto che non abbiamo altra scelta? Abbiamo 3 punti personaggio, ragazzi. Direi di assegnarli. Ah, addirittura 11! Caspiterina! Allora, ok. Ok, psicologia, forza, direi di raggiungere il livello 4. Anche qua ne sono rimasti 2. Ah, investigazione, manco uno gli hanno dato. Perfetto, ok. Ok ragazzi, non abbiamo altra scelta. Sono curiosa di sapere quanti colpi la nostra pistola ha effettivamente. Mamma mia ragazzi, sto facendo una strage. What the hell? What the... Was he like the others? Appunto, non lo so. Dov'è la stazione dei balenieri? Ehi. How many died because of this madness? Un casino di persone, Ed. Ragazzi, ci stiamo rendendo conto, vero, che stiamo sparando tipo da 5 minuti e non abbiamo mai ricaricato. Cioè, un minimo, dico io, no, un minimo di realismo. Accidenti. Dico io, no? Muori! Muori pure te! Ok. Ehi, c'è qualcuno qua? Sarà Hawkins? È qui dentro? È lì? Oh! Oh mio Dio! Ehi, signore! Is that you, detective? Can't leave the damn island, huh? No. We must go to the whaling station. I'll help you get there if you bring me something to fix this. Ah, pure. I'm coming back with a first aid kit. Make it quick. I'm dying. Ma dove lo trovo un kit di primo soccorso, di pronto soccorso, come caspita si chiama? Dove lo trovo? Senza che mi abbia detto manco niente. Oh. Sorry. Scusi, è chiusa. Accidenti. Proviamo ad andare alla zona del bar o di qua. Cioè, qualcuno deve avere un kit di pronto soccorso in qualche modo, no? What happened here? Hanno barricato tutto, Ed. Ecco che cosa è successo. Va bene, pure tu devi morire. Toh, scusa, amico. Ehi, è permesso? Oddio, Gesù. What the fuck? Che diavolo succede qua dentro? Che state a fare? Oh! Like an old seaway map. Buddy, Captain. Oh mio Dio. Come on. Vabbè, diciamo di sì, guarda. Diciamo di sì. Oh mio Dio. Cos'è sta roba? They ate my flesh. Ah. And my flesh granted them powers and stanno Fuller, Charles Hawkins e Fitzroy. You are getting closer, Truth Seeker. Ok, ti hanno divorato, va bene. Ma te che cazzo. I prove Elven to resurrect life, then it will only be a matter of time before I know how to create it. It will be the end of gods, be they ancient and powerful. Chiarissimo, chiarissimo. Ok, raga, scusate se mi vedete interdetta, ma non capisco. Vabbè, Fitzroy era comunque un santone, diciamo così, del culto, anche questo è chiaro, ma... Vabbè, diciamo di sì. You need a truth seeker. Ok. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. Ed eccomi qua, sono io. Ah, lei era l'oracolo, quindi. D'accordo.
va bene tutto. Guarda, ma non è che sto tanto a seguire. Io sarei un essere umano, effettivamente, fino a prova contraria. Perché ti addormenti? Era l'oracolo di questi dementi e quindi aveva previsto che sarebbe arrivato appunto un cercatore della verità, come diavolo si chiama, ed eravamo noi. Lei ci aveva già visto nei suoi sogni, diciamo così, e il Leviatano, insomma, si serve di noi per far sì che si scopra la verità. Kat, ehi, what are you still doing here, detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Un'altra. You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. Okay. I'm coming back with a first aid kit. Un'altra. Hurry up. I won't last long. Non so di quale dei due fidarmi a questo punto. Io sono arrivata qua per cercare un kit di pronto soccorso. Non l'ho ancora trovato. Insomma, ho promesso a un'altra persona già di curare le sue ferite. Come non detto, dove diavolo lo devo cercare sto kit di pronto soccorso? One eternity later. Spero di essere sulla via giusta, ragazzi. Oh, è questo qua? Hey, you. Ecco qua. They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. Ok. I'll see what I can do. Perfetto. Per cui è nel deposito degli Hawkins. Ok. Ah! Ecco, c'è tua madre. Fatto prendere un colpo. E che palle. Ok, kit. Dove sei? Oh mio Dio, che schifo. Cos'è sta porcheria? Kit, sei qua? Eccolo qua. Oh, finalmente. One first aid kit. Two wounded people. Who deserves it? Bella domanda. Bella domanda. Cioè, Kat, ragazzi, abbiamo visto nella nostra visione che ci ha ammazzati, per cui io a questo punto non so se fidarmi effettivamente, per cui penso che andrò dall'altro tizio, ma shit. They're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. Non so, ragazzi, non so sinceramente di chi fidarmi, perché pure l'altro tipo, chi mi dice che effettivamente poi mi aiuterà ad arrivare alla stazione dei balenieri? Chi mi dice che questo non sia posseduto come gli altri? Ah, non so che fare, ragazzi. I'm sorry, I didn't find one. What the hell? Io non so se fidarmi, ragazzi, perché questo qua è in preda tipo alle convulsioni, come se appunto lo stessero possedendo, per cui io, cioè, nemmeno di Kat mi fido, perché la visione ha parlato chiaro, cioè la visione ci ha fatto vedere che ci ammazzava. Non lo so, non lo so. E ci facciamo il segno della croce sperando che sia la cosa giusta. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Diamoglielo. Here, take it. Right. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Ok, tutto qua. Tutto qua, era questa l'informazione. Usa il passaggio dei contrabbandieri. Vabbè, evidentemente c'è un passaggio dietro al deposito degli Hawkins. Cioè di qua, ragazzi, di qua. Qua ci dovrebbe essere un passaggio usato dai contrabbandieri. Oh oh. Dovremmo essere sulla strada giusta. Almeno mi auguro. Vediamo un po'. E la chiave chi me l'ha data? Vabbè, poco importa. Abbiamo la pistola con i colpi infiniti. Meglio è così. Non può andare.
va bene, allora passerò da qui e poi passerò anche da qui. Vabbè, ogni volta mi deve prendere un infarto. E andrò quassù e scenderò di qua. Salda Ed, opla! Perfetto. Siamo nella stazione dei balenieri. Ci siamo? Non ancora ci siamo? Empty. Avevo detto che c'aveva colpi infiniti. Accidenti. Ne ho usato tipo una ventina senza mai ricaricare. E adesso mi dici che li ho finiti. Tu sia maledetto, Ed. Dovremmo provare a lottare a mani nude allora. O magari non dobbiamo farci scoprire. Là c'è un intero culto di persone lì in piedi. Oh, ecco, m'ha visto? Quello che mi manca, guarda. Vabbè. Ti posso picchiare? Tipo, c'è la possibilità di menarlo in qualche modo, scusa. E che non c'ho la capacità. Non c'ho forza nelle braccia, nei pugni per accopparlo. Bene ragazzi, vabbè, allora. Io sto andando, io vado. Non guardo in faccia a nessuno. Ok, mi sono nascosta, me la sono data a gambe. Un'altra opzione, sempre un'altra opzione. Ma ci siamo dentro sta stazione dei balenieri, sì o no? Non lo so, io continuo ad andare qua, continuo a camminare. Le luci suppongo che mi indichino la via, mi auguro. Oh, perfetto. Così si entra direttamente nel capitolo 13, ragazzi. Ed ha raggiunto il molo dove vecchie conoscenze e volti nuovi hanno incontrato la loro fine. L'intera aria pullulava di schiavi di Leviatano che setacciavano l'aria in cerca di vittime. Dopo essersi fatto strada e aver scoperto la verità sull'origine del culto e dei suoi fondatori, Pierce ha infine raggiunto la stazione dei balenieri. Spera di fermare Sarah Hawkins prima che commetta qualcosa di tremendo. Lo sapevo, vedete, adesso tocca fermare Sarah. Prevedibile, prevedibile, si poteva evitare, si poteva avere un po' più di creatività e far andare la storia in qualche altro modo. Magari, e invece no, alla fine ci costringeranno ad ammazzarla Sarah, vedrete ragazzi. Bene ragazzi, allora, per oggi direi che possiamo fermarci qui. La prossima volta riprenderemo da questo esatto punto. Siamo appena entrati nella stazione dei balenieri. Vediamo, insomma, ragazzi, che cosa succederà. Vedremo cosa ci aspetterà al suo interno. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Obdoccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!